The Show. Sei già abbonato a The Show Plus? Dopo IEN Plus, caccia l'uomo con taser, è già online IEN Plus 2 Battle Royale. 4 fuggitivi, un'isola disseminata di armi, solo uno di loro sopravviverà e potrà vedersela con noi. Gli hai raccontato tutto così. No, basta spoiler, abbonati. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? A proposito di fantasie assurde, vi ricordate la caccia all'uomo con taser? Ecco, finalmente IEN Plus continua e di assurdità ce ne sono parecchie. Un'isola disseminata di vere armi ad aria compressa, 4 giocatori e un solo obiettivo, rimanere l'ultimo in vita. Tutte cose vietate su YouTube, ma per questo esiste The Show Plus, 50 minuti di pura follia. IEN Plus 2 Battle Royale è già disponibile per gli abbonati. Non sei abbonato? Vabbè dai. C'è il link in descrizione, ma ora torniamo alla sigla di... Detto fatto. Detto fatto. Comprate un pacchetto di patatine e pagatelo alla metà, giustificandovi che il pacchetto è pieno a metà. Buongiorno. Ciao. Quant'è? Ti do 50 centesimi. Perché? Vedi? Ci vedi? Guarda, guarda dentro. Capito. Guarda bene. Non lo so, il tuo amico che cosa vuole. Non lo so. Tu ci. Guarda, dammi che lo faccio vedere a lui. 1,30. Ce n'è metà. Quello è metà. Io qua, tanto. Cioè. Non prendi, amico. Guarda, guarda. Amico, non apri. Non apri. Non apri, amico. No, no, ma no, c'è. No, no, vai via, vai via. Ma ce n'è. Mi metto il giro, amico. No, ma. No. Bella mattina, non vuole capire. Amico. Ma figurati, neanche io, stai scherzando? Ma non sono le patatine, solo che ce ne... Mica la fabbrica io? San Carlo, tutto mondo uguale, amico! Ma assolutamente! San Carlo, questo non è fabbrica io! Sì, ma io non ti volevo... Allora perché apri? È per mangiarle, come faccio a mangiarle? Allora se non le... vai via, prego, non vuole c***ale! Se posso esprimere un concetto, io... Tu scrivi lettera a San Carlo, no. Perché ha fatto metà? È che il perché hai fatto metà delle patatine? Mi state mettendo in difficoltà, è che... Non è che... No! Entrate in un centro per apparecchi acustici e chiedete informazioni urlando. Buongiorno. Buongiorno, posso chiedere una info? Sì. Allora, io ho notato di avere un abbassamento dell'udito, volevo capire come funziona, se si deve prendere un appuntamento. Vediamo. Giovedì? Controllo sul telefono! Giovedì sarebbe il 16? Esatto. E devo portare qualcosa? Hai già degli esami? Hai già fatto esami? No, le mani sono a posto, io esami. Più che altro non è l'udito quello che non sento. Ascolta, mi fai dire il suo numero di telefono così me lo segno? Numero di telefono, Ale, mi serve numero di telefono. Numero di telefono! Ah, sì, sì, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Scusaci. Adesso ti spiego. Entrate in un negozio di abbigliamento e chiedete dei pantaloni lunghi. Una volta nel camerino, prendete delle forbici e tagliateli. Proviamo questo qui che è una large. Vuoi provare questo? Va bene, dai. Grazie mille, vado qua? Sì. Grazie. Va bene, non è... Ma... Ma li hai tagliati te? Sì. Cioè, perché a me mi piaceva molto... Li hai tagliati? Perché mi sembrava un po' troppo pesanti, volevo un pochettino più leggeri. Ma non li hai ancora comprati, scusami. Appunto, uno prova le cose, poi le compra. Ma costa 42, ce li ho già tagliati. Ah, io non lo sapevo. Perché tu ce li hai anche corti questi qua? Ce li ho anche corti. Allora prendo quelli corti, va bene. No, prendi questi. No, ma questi l'ho provati per vedere se... No, questo qui me lo paghi adesso. Ha capito, ma siamo un barbone. Che stai dicendo? Ma siamo un barbone così. Ma che c***o stai dicendo? Ma li hai tagliati te? Ma mi stai pigliando per il c***o? No. Mi stai pigliando per il c***o? Assolutamente no. Questi me li devi pagare. Ma scusi, ma io sono calmissimo, non capisco. Allora me li paghi, ma chi ti ha detto di tagliarli? Dovevi solo provarli. Non me ne hai anche mai detto di non provare a tagliarli. Cioè io sto. No, ma cosa stai dicendo? Ma mi sta pigliando. No, ma io le pago tutto, sono una persona onestissima. Allora, 42 euro. Detto. Voglio una scena crossover tra Detto Fatto e IEN.
Boh, un signore prima. Signore? Sì. No, mi scusi, è passato qualcuno? Sì, no, sto giocando a nascondino. Sì, vabbè, vai a giocare dall'altra parte. Se mi beccano hanno delle armi aria compressa, mi sparano. È il nuovo episodio di N Plus, violentissimo, non rispetta le policy di YouTube, devo star qui nascosto. Può per favore non dire a nessuno che sono qui, la prego? Faccio partire il trailer. Avviso i giocatori. La tempesta raggiungerà la zona di gioco in 5 minuti. Rimani nel centro o muori. Hanno combattuto fianco a fianco in EEM Plus, ma gli eventi traumatici ti cambiano, ti trasformano, ti portano a ferire chi ami. Jason, Gatto, Edoardo, Valentina, abbandonati su un'isola disseminata di vere armi ad aria compressa. Nessuna protezione tra la loro pelle e i proiettili. Un solo obiettivo: uccidere tutti gli altri. Sappiamo tutti chi si nasconde dietro questa follia. Solo l'ultimo rimasto potrà affrontare loro e tutto quello che hanno preparato per lui. State per assistere all'esperimento sociale più estremo di tutti i tempi. Più vero di Celebrity Hunted. Entra. Più violento della Casa di Carta. Più distopico di Black Mirror. Buonasera, player. Avete appena scoperto la vera natura di N+. Erano convinti si trattasse solo di un video. Ora che sapete di cosa si tratta, ora che sapete cosa significa la vostra scelta, potete decidere. Ma sono cavi e inconsapevoli in qualcosa di molto più complesso. EEM Plus Battle Royale, l'esperimento sociale, in esclusiva per gli abbonati The Show Plus. Entrate al supermercato e mentre fate la spesa ogni tanto fate un urlo fortissimo tra le varie corsie, finché non verrà qualcuno. A quel punto dite che ci sono dei prezzi da urlo. Ah! Che urla? Non lo so, ho sentito anch'io. Avete lei non urlare. Avete dei prezzi da urlo? Non urlare, ti ho detto. Perché non siamo un negozio. Eh no, che con questi prezzi da urlo io, scusi. Sì, ma non urlare. Eh no, e allora fate dei prezzi meno da urlo, alzateli un po'. Andate in un negozio di giocattoli e aprite una scatola di puzzle. Quando il commesso vi chiederà cosa state facendo, dite che stavate cercando il pezzo che mancava da quello che avevate comprato in precedenza. Giorno, puzzle ne avete? Oh, perfetto, posso dare un occhio? È questo qua. New York, perfetto. 18,50, perfetto. Trovo solo una cosa. Ci sono mille pezzi, sì, a lui. Si rompe un po'. Tutto chiuso, insomma. Mi sigillano proprio in un modo. Anche poi li perdi, fa così, eh. No, guardi. È una finestra strana. Poi manca il pezzo. Dovrebbe essere. Ah no! Eccolo qua, è lui, perfetto. Ok, no. Allora. No, mi serve solo questo, questi qua non mi servono. Ce l'ho a caso uguale, ho perso il pezzo, quindi. Vabbè, quanto costa, mi scusi? Uguale. 18,50. Prenditi tutto che io, se tiene macarato, almeno ce l'hai. 18 centesimi, perfetto. Ma rifacciamo 20. No, tesoro. E siamo sono a posto. Sono 18,50, se no me lo ridai. No, indietro. Sono 18 centesimi. Sono 18,50, ma io non ti vendo il pezzo, rimettilo dentro. Ma scusi, io ho fatto. Senti, mi hai già rotto il cazzo. Vai fuori dalle balle. Vai fuori dai coglioni. Guarda che cosa hai combinato. Ho capito, ma guarda che cosa hai combinato. Io adesso non posso più rivendere. Vai a fare. No, ma io volevo. Levati dai coglioni, per favore. Ho capito. Levati, ma mi manca il cazzo per finirlo. Lo volevo prendere. C'ho il cazzo. Chiedi a Ravensburg e te lo fai mandare. Il per mio favore. Gatto Milù probabilmente l'ha mangiato il pezzo. Per favore, non me ne frega un cazzo. Simpatico, se lo vuoi gentile, costa 18,50 se no prendi la porta. Ho detto vado lì, guarda cosa lo prendo 18,50 sì, diviso lì, 1000 vai alla Ravensburg e te lo fai mandare. Non posso finire il mio puzzle. Non me ne frega un cazzo quello che puoi fare. Io l'avevo detto vai fuori dai alla co- ragazza che il gatto io non vai lo volevo vai fuori dai coglioni. Mi scusi, non. Ma scusa cosa? Ma levati dalle palle. E anche tu. Detto. Chiedete un'indicazione stradale e quando la persona inizia a parlare, dite un secco e deciso. Sì, ma non me ne frega un cazzo. Se chiedete un'informazione, io devo andare a Linate. Ok, devo andare da quella vietta lì? Sì. Dall'altra parte, non quel sì, parte ma lì, a me. Parte destra.
A me non me ne frega un cazzo. Ok. Cioè del binario del tram, dalla parte di destra non me ne frega un cazzo proprio. Cioè il binario devi prendere lì a 73. No, ma non me ne frega un cazzo nemmeno della 73. Cioè in generale non me ne frega un cazzo di niente, sono proprio uno che... Cosa vuoi dire? No, ma non dico, non me ne frega un cazzo di quello che tu mi stai spiegando, a me non mi interessa. Linate di qua, quel parte lì. No, ma non me ne frega nemmeno dov'è Linate. Cioè puoi averla anche in tasca Linate, per me non mi interessa niente. Proprio. Allora cosa mi chiede fare, fratello? Non mi interessa cosa ti chiedo a fare e perché te l'ho chiesto. Proprio a me non me ne frega proprio niente. Non me ne frega proprio niente. Proprio. Cioè. Proprio. Boh, ma. Cos'è che ti ha detto? Ah, non siete insieme? No, no, no. Se tu mi vieni a chiedere, io ti stavo spiegando, mi rispondo con questo modo. No, 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 non me ne frega un c***o onestamente quello che state dicendo. Cioè, non me ne frega. Sì, sì, a me non frega un c***o. No, no. Fate il McDrive con una macchina di cartone. Salve. Ci sarà fila. Ma forse dobbiamo andare più indietro e far scattare la fotocellula che dice che siamo qua? E non va. Beh, andiamo a vederla. Non so. Buongiorno. Buongiorno. Probabilmente non andava la colonnina. Vorremmo un Happy Meal e poi... E un milkshake al cioccolato. Il sundae al cioccolato. Ho perso un pezzo. Queste nuove macchine sostenibili. Aspetta che, un attimo che abbiamo perso lo spinterogeno. Prego. Ma perché non andava prima quando passavamo? Che non mi ha rivelato. Ah, non ha visto. C'è una cellula. Sono mezzi leggeri questi qua. Grazie mille, buon lavoro. Salve. Buongiorno. Certo. Vero? Grazie. E non inquiniamo, cioè questo è... Una domanda, abbiamo preso le P-1000? Sì. So che ci sono le carte dei Pokémon. No, non sono più le carte dei Pokémon. Nooo! Provate a rimorchiare una ragazza con una Ferrari chiedendo una pompa, ovviamente per gonfiare la ruota sgonfia. Scusami, posso chiederti una cosa? Sì. Non vorrei essere affrettato, ma una pompa? Pompa? No. Non è possibile una pompa? Non si riceve. Eh no, perché mi si è bucato il pneumatico. Mi servirebbe una pompa perché sennò rimango a piedi. Tu hai presente se c'è qua un gommista, qualcosa del genere? Provo a cercare su internet. Grazie. Come si è messa a pompe? Ho 14 anni. Ah, perché mi si è sgonfiata la ruota e sto cercando di... Questa cosa è cringe, era uno scherzo, ma se hai 14 anni mi sentivo imbarazzissimo. 19, ah sì, l'hai fatto tu a me. Era uno scherzo. Te l'ha chiesto lui, poi ti dice, ma io frega un c***o. Perché sono... è una candy. Ma a me non mi frega niente. Poi. Loro ha visto, ma ha chiamato me, perché pensavo che ero io quello che faceva. Perché tu urli solitamente. Stiamo registrando per un programma di scherzi. Ah, quindi scusa. C'è... No, ma figurati, cioè tu c'hai ragione, era una... No, ma figurati. E noi abbiamo praticamente un canale in cui facciamo queste diciamolo. Da 8 anni la realtà. Vabbè, questa volta grazie, meno male. Ma figa, non immagina la sauna. Noi abbiamo... E infatti, era mai capitato un mezzo più strano? No, guarda, 6 anni che lavoro qui è la prima volta. Beh, che... Questa è una soddisfazione. Ottimo. Per noi. Per il prossimo episodio di Detto Fatto, lascia un like e un commento, perché la prossima pirlata che faremo potrebbe essere quella che hai scritto tu. E se sei curioso di vedere il nuovo episodio di IEN Plus, Battle Royale, ci vediamo su The Show Plus. Link in descrizione.